Come ampiamente annunciato, ormai da diversi giorni ci aspetta un Natale all'insegna dell'alta pressione e del clima decisamente mite su tutta Italia, con questo campo anticiclonico ormai ben strutturato a tutte le quote su gran parte del bacino del Mediterraneo. Ne conseguirà quindi sull'Italia una bella giornata di sole un po' su tutte le nostre regioni, anche se arriveranno correnti un po' più umide da ovest che interesseranno il nord-ovest e il medio-alto versante tirrenico, dove, come anche accaduto nei giorni scorsi, non si esclude qualche piovigine tra Levante Ligure e medio-alta Toscana. Torneranno ancora a formarsi foschie dense e nebbie soprattutto in Valpadana, a tratti persistenti anche al pomeriggio, e il lato negativo sarà ancora l'accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati, soprattutto in prossimità dei grossi centri urbani. Bel tempo prevalente intanto e clima mite soprattutto sull'arco alpino, dove la neve continua a latitare. Andiamo però a vedere quello che potrebbe accadere nella fine dell'anno, incominciano ad esserci delle piccole novità. La probabilità di questa evoluzione per il momento è ancora piuttosto bassa, intorno al 60%, quindi ne dovremo riparlare nei prossimi aggiornamenti, ma intanto ad oggi sembrerebbe che l'alta pressione salga un po' a latitudini più settentrionali, favorendo un po' l'ingresso anche di correnti più fredde in arrivo dai Balcani verso le regioni meridionali. Ne conseguirebbe in questo caso una maggiore instabilità al sud, con anche un brusco abbassamento delle temperature. Sul resto d'Italia ancora poche novità, ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Da Alex Guarini e da tutta la redazione di Trebi Meteo auguro a tutti voi un buon Natale!